Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians. Io sono Shanks e in questo video daremo un'occhiata al Titan Tone, al momento il mio Titan preferito. Quello che voglio fare in questo video è darvi un overview del Titan e dei consigli su come usarlo al meglio. Il TON è uno dei primi Titan che ho sbloccato, e dal primo momento che ho deciso di salirci è diventato sempre più difficile cambiare Titan. Prima di tutto, però è bene ricordare che il Thorn è sì forte ma Resta comunque ben bilanciato con tutti gli altri Titan disponibili, quindi non sarete a bordo di una macchina invincibile che vi renderà fortissimi. Dovete comunque stare attenti, in particolare a Legion, che sarà in grado di farvi parecchi danni in poco tempo. Inoltre, il Tawn si presta particolarmente bene per scontri non troppo ravvicinati e dà il meglio di sé in mappe ampie con lunghe linee di tiro. Se usato in questo modo potrete darvi una maggiore protezione da piloti nemici che ovviamente tenteranno di assaltarvi ed eviterete di essere accerchiati dai titan nemici. Al di là di questi piccoli accorgimenti, non c'è un modo giusto o sbagliato di usare questo titan, esiste semplicemente il vostro metodo e le vostre impostazioni. Volete aumentare il DPS? C'è l'opzione apposta. Volete far durare il vostro titan più a lungo? C'è qualcosa che fa anche per voi. Aggiustate il vostro titan in base al vostro stile di gioco e agli obiettivi che volete raggiungere con esso. Per quanto riguarda me, come vedrete dal video, il mio approccio è abbastanza difensivo, anche se non ho rinunciato molto alla parte offensiva. Tra i vari potenziamenti infatti ho selezionato il super nucleo, che ci fa partire con un 20% di costruzione del nucleo, utile per ridurre i tempi di attivazione della super, in grado di fare veramente molti danni. Inoltre poi ho anche il rinforzo per il muro particellare che permette allo scudo attivabile premendo L1 di resistere ad una maggiore quantità di danni, dandoci così la possibilità di toglierci da situazioni scomode oppure di porci in leggero vantaggio nei confronti di uno scontro 1 vs 1. Se invece desiderate avere un po' di mobilità in più vi consiglio di aggiungere lo scatto aggiuntivo, mentre se volete aumentare il DPS consiglio barriera di razzi. Provate un po' le varie combinazioni fino a quando non troverete la vostra ideale. Non c'è nessuna scienza esatta e solo la vostra esperienza saprà consigliarvi al meglio. Chiaramente potete prendere il mio setup che vedete qui a schermo come punto di riferimento, potete provarlo e vedere se vi trovate bene. In ogni caso usatelo come base di partenza per trovare il vostro setup. Per quanto riguarda il gameplay a bordo del Torn, avete a disposizione un cannone da 40 mm come arma principale, con un ottimo danno ad aria. Con un colpo bene assestato sarete in grado di uccidere i piloti nemici, ma nel caso dovessero all'interno di edifici o girare l'angolo sarete comunque in grado di ucciderli lo stesso grazie appunto al danno ad area di quest'arma. Rimanendo nel campo dell'offensiva, i razzi a tracciamento sono ottimi per infliggere buone quantità di danno ai titan nemici. Per usarli vi basterà semplicemente colpire il nemico tre volte con l'arma principale in modo da bloccare la mira dei razzi su quest'ultimo. Fate partire i razzi e questi faranno tutto il lavoro per voi. Per aiutarvi col blocco potete usare inoltre anche il sonar che non solo vi indicherà i nemici vicini, ma vi darà un blocco sul Titan o sui Titan nemici colpiti dall'impulso. Ricordatevi quindi di usarlo in modo da poter usare più spesso e velocemente i razzi. Non è così inutile come può sembrare all'inizio. Per quanto riguarda la Super, proviamo il Salvo Core, ossia un'incredibile quantità di razzi. Vi basterà semplicemente tenere nel mirino il nemico che volete colpire e i razzi voleranno praticamente verso di lui. Con un po' di ingegno sarete anche in grado di superare le barriere del titan facendo per esempio arrivare la scarica di razzi dall'alto. Potete infatti esplorarli in aria per poi direzionarli dove volete. In generale comunque ricordate di non avvicinarvi mai troppo al nemico ma tenetelo a distanza il più possibile, giocate coperti il più possibile e usate lo scudo ogni volta che potete. Ed infine di nuovo ricordatevi del sonar. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quale titan volete che vi porti nel prossimo video e ditemi se anche voi usate il Thorn e qual è il vostro setup preferito per questo titan grazie per aver visto questo video e fino al prossimo è tutto da shanks passo e chiudo